che sono intervenuti nonostante, diciamo, una convocazione repentina. Non è un giorno qualsiasi, come sanno tutti quelli che coltivano il sentimento. E in Abruzzo c'è tanto sentimento. È il giorno del legame per eccellenza, del fidanzamento, e noi vogliamo stabilire un grande legame con i punti di forza di questa regione, con le persone, con le imprese, con i territori. E se mi permettete, sapendo che oggi, oltre ad essere il 14 febbraio di coloro i quali coltivano sentimento, è anche il 14 di febbraio di San Metodio e San Cirillo, che sono assieme a San Benedetto protettori non solo dell'Europa, ma di missioni che riescono, di una missione che riesce. Vedete, io ho voluto che questa presentazione avvenisse all'Aurum non per un caso, perché l'Aurum è esattamente il simbolo della ricostruzione di un grande valore che qui coincide con un giacimento culturale, storico, identitario, e alla fine questo bene della vita collettiva, non solo della città di Pescara che è l'Aurum, è risultato esattamente perfetto come nelle attese e nelle aspettative. Insomma, la mano di una classe dirigente che ha preso il grande valore di questa struttura, che abitava nelle menti e nei cuori di tanti abruzzesi, ha potuto e saputo restituirlo alla prima e alla piena integrità. Gireremo l'Abruzzo con un camion che ha un nome, regione, un'ambizione di raccogliere le idee ovunque, le iniziative e soprattutto progetti di vita. Ci sta a cuore il progetto di vita di ciascuno, sia esso persona, sia esso impresa, sia esso territorio. E noi vogliamo anche realizzare un'idea di funzione e di servizio del potere che venga percepita, la funzione e il servizio, come alleabile con chiunque vuole realizzare progetto di vita. Il viaggio sarà fatto di un'andata e di un ritorno. Adesso è il viaggio di andata. Incontrerò 6-7 comunità al giorno nei luoghi anche tradizionali di confronto della democrazia dei territori, le piazze, dove le persone si raccolgono magari a giudicare sia la vita collettiva che le istituzioni. È un viaggio che però avrà anche un'attività di ritorno, quando? Al termine della legislatura regionale. Non accadrà mai più che la legislatura regionale venga resa elasticizzata, ma non perché siamo contro i tempi lunghi, perché quello che si pensa di fare dopo i tempi scaduti, si corre il rischio che costi di più, funzioni di meno e abbia minore qualità. Invece tutto va fatto per tempo, e si riesce a fare tutto per tempo se si studia, se si analizza, se non si è casuali, se non si è frutto della circostanza. Nei primi 4 mesi noi vogliamo definire il dettaglio degli obiettivi di un'agenda regione. Nei 50 mesi successivi adotteremo provvedimenti, decisioni. Nei 4 mesi restanti noi vogliamo che vengano esibite le fotografie dei risultati raggiunti. Gli ultimi mesi non verranno più toccati per fare in modo che si modifichi la legge elettorale o per cercare aggiustamenti in un qualche modo fantasmagorici. Gli ultimi mesi serviranno per esibire le fotografie dei risultati raggiunti, in maniera tale che la regione dei giovani, delle donne, delle persone, delle imprese, dei volontari, possano poi tutti insieme giudicare cosa ha combinato la classe dirigente. Il primo impegno che prendo è rendere misurabile ciò che combina la classe dirigente, giudicabile, verificabile. È per questo che preferiamo essere puntuali negli impegni, per consentire poi la puntualità del giudizio. L'ambizione è regione ovunque, fare in modo che ovunque si percepisca la funzione attiva, aggiuntiva della regione, avendo un'idea non minimalista del ruolo della regione, nel pieno rispetto dei diritti di autonomia, dei territori, della società liberale, dell'economia liberale, però noi vogliamo utilizzare fino in fondo il ruolo dell'ente regione.
Non accadrà mai più che ci sarà il nascondimento o il rimpicciolimento. Ci sarà un ruolo di protagonismo attivo al pari di quello che hanno incassato le comunità territoriali altrove, in Italia e in Europa. Sono molto mosso da un'invidia positiva, che è quella che ho visto andare in opera nelle Marche, in Umbria, in alcune stagioni della Lombardia di Bassetti, che è uno straordinario e irripetibile presidente di regione, in Baviera, in Catalogna, dove cioè il potere, le istituzioni, l'ordinamento sono stati concepiti e resi funzionali per raggiungere risultati della vita collettiva. Mi candido non per fare il presidente dell'amministrazione regionale, mi candido per fare il presidente della regione Abruzzo. Non mi chiudo in un parallelepipedo verticale, ancorché comodo, ma ho l'idea che noi insieme dobbiamo costituire un governo della regione che convochi a sé tutte le buone idee di tutte le persone che operano in questa regione. Sindaci, associazioni di volontari, giovani studenti, persone che hanno conosciuto il dolore, operatori economici capaci di produrre ricchezza, espressioni anche del sentimento religioso di questa regione. Tutti insieme dovranno percepire una regione capace di alleanza e di fronte comune. La regione che mi interessa è la regione dei 3 milioni di abruzzesi nel mondo, che sono il 1.320.000 che vivono dentro le mura dell'Abruzzo e il 1.700.000 che si chiamerebbero abruzzesi ci sparsi nel mondo. Non vogliamo il conflitto con nessuno, ci interessa il conflitto contro i problemi. Non conosco l'avversione, neanche nei confronti di coloro i quali hanno pensato che in politica sia meglio abbattere che battere. So bene che in Abruzzo ci sono 129.000 imprese, solo 129.000 imprese. So che ci sono addirittura meno di 500.000 percepienti reddito da lavoro, e 5 anni fa ne erano di più. So che ci sono 200.000 persone che la mattina si svegliano, studiano, dedicano cuore e cervello a prepararsi al futuro, dai bambini agli studenti universitari. So che ci sono 61.000 volontari. So che ci sono 300.000 ultra 65enni. So che ogni anno vengono inventati in Abruzzo 2.000 brevetti e prodotte innovazioni inventive. So anche che in Abruzzo noi abbiamo un potenziale di PIL oggi disponibile pari a 29,4 miliardi di euro. Questi sono i grumi tematici dei quali mi voglio occupare assieme ad una squadra di governo degna di questo nome, che sa le cose e sa fare le cose grazie al consenso della cittadinanza, per poi far misurare quanto in più noi faremo. Vedete, se la dovessi spiegare ai bambini, che pure incontrerò in questa regione, per fare in modo che venga percepita che è possibile una regione necessaria e non una regione ornamento, abbellimento, direi che la regione, dopo i nostri 5 anni, che saranno 2.000 giorni, produrrà una regione più facile, più veloce, più premurosa, più bella. Che significa facile? E qual è l'ambizione che noi abbiamo? Non sentirete mai più dire che io voglio unire l'Abruzzo, io voglio distinguere l'Abruzzo e voglio fare in modo che i luoghi dell'Abruzzo esaltino le loro potenzialità in una distinzione assolutamente attiva e operativa. Noi vogliamo essere la regione più facile d'Europa sull'attrattiva degli investimenti. In Europa si deve sapere che se si viene in Abruzzo tutto accade facilmente. Per esempio, la risposta della pubblica amministrazione nei confronti dei progetti di vita delle imprese, sapendo che il territorio abruzzese verrà diviso in 3,33%, un 33% che è destinato alla vita delle persone, un 33% destinato alla bellezza che ci ha donato Dio e che è stato anche arricchito dalle opere degli uomini e delle donne che hanno fatto arte, che hanno fatto integrazione di quella bellezza e potenziamento di quei significati. Poi c'è un terzo 33% destinato agli investimenti che devono produrre ricchezza. Alla fine del nostro viaggio, che sarà di decisioni, di ascolto, di confronto, voi avrete una regione più facile per gli investimenti, più veloce sul piano degli spostamenti
è una regione anche che ritrova la voglia di coltivare la bellezza. Per esempio, i fiumi abruzzesi non accadrà mai più che saranno figli di nessuno o tubi che producono inquinamento in ogni dove. L'elemento fluviale sarà uno degli elementi identitari bersaglio dell'agenda di investimenti di Regione Abruzzo. Non si faranno più protocolli che poi vengono costituiti e conservati nei frigoriferi. Il protocollo come manifestazione di volontà deve generare l'effetto di cambiamento sulla realtà che non funziona. Lavoreremo per stabilire alleanze. Alleanze con i territori limitrofi. Da soli al massimo si fa una festa di compleanno. Alleanze con le Marche e l'Umbria. Con le Marche di Il Molise sulla costa adriatica. Alleanze con l'Umbria e il Lazio per quanto riguarda l'Italia appenninica. Noi dobbiamo concepire una stretta di mano con Marche e Molise per fare sì che la grande partita delle infrastrutture per la velocità della costa adriatica non veda solo la solitudine dell'Abruzzo balbettare ogni 6 mesi una priorità che poi cede il passo ad un'altra priorità. Nell'interno Umbria e Lazio saranno i nostri fuochi di collegamento strategico, come prevede la norma della Carta Costituzionale, per fare sì, per esempio, da specializzare l'aeroporto di Pescara, concordando con Roma. Insomma, sarà una stagione di grandi riforme, di realizzazioni, anche vogliosi di mettere mano per la prima volta ad una profonda riforma dello Statuto. Noi dobbiamo fare in modo che i cittadini possano contare in Abruzzo, incidere, decidere e giudicare. Stabiliremo il diritto di recall. Un manager che ritiene di avere fatto il pieno di benzina dopo la nomina e di poter fare tutto ciò che lui ritiene, addirittura confliggendo con l'utenza, con la comunità, con la cittadinanza, noi determineremo il diritto dell'utenza, della comunità di riferimento, di giudicare quel manager, giudicarlo attraverso istanze tipiche che dovranno essere riscontrate ed esaminate dagli organi competenti che lo hanno nominato. Questo varrà per il manager, per l'amministratore verticale di questa o quella società, ma anche per l'assessore. Il diritto di recall è in voga in molti ordinamenti regionalisti del mondo. Perché non guardare al mondo? Così come l'istanza di interpello, un cittadino che chiede per iscritto, che vuole sapere perché un fatto o una sospensione di un fatto, ha diritto alla risposta appena una sanzione, all'inizio finanziaria, dopo una sanzione anche lavorativa, che può incidere sul diritto del lavoro. Terzo, l'attività deliberativa partecipata, 10.000 persone hanno il diritto di chiedere la sospensione di un procedimento maturo della regione, alla condizione che quelle 10.000 persone tipicizzino quella domanda di riesame. Pensate voi a tutte le partite che stanno incidendo con ipotesi di realizzazione di detrattori ambientali. 10.000 persone hanno il diritto del protagonismo rispetto alla procedura, avendo il riesame di quella procedura, alla stessa stregua del rapporto che c'è tra Presidente della Repubblica e Parlamento, quando il Presidente della Repubblica determina il bisogno di rilettura di quel procedimento. Insomma, sarà una stagione che farà conoscere radicalità, realizzatività, democrazia, qualità dei provvedimenti e una grandissima innovazione. Mi dice mia madre, che prima di oggi mi ha telefonato: mi raccomando, non produrti nemici, su questo ho bisogno del vostro aiuto. Aiutatemi a non produrmi nemici, a non produrre gelosia, invidia. Questo non l'ho imparato, lo voglio imparare anche ascoltando le persone più adulte, più sagge di me. Quello che è certo è che dentro di me c'è una straordinaria volontà, da entusiasmo, da energia, da consapevolezza delle questioni. Se mi stessi candidando per avere un rapporto di lavoro, racconterei che cosa voglio fare partendo da quello che ho studiato. Ho studiato per fare l'amministratore pubblico, ho fatto esperienza per fare l'amministratore pubblico, ho conosciuto il dolore per fare l'amministratore pubblico, ho mantenuto un rapporto vigoroso con cittadini, persone e comunità. Non ho mai coltivato il distanziamento e il nascondimento dalla cittadinanza. Non faccio parte di quel pezzo di classe dirigente che odia i cittadini e li vuole incontrare solo al momento del voto. Si sono eletti
che quando vanno nei ristoranti o al bar vogliono sapere quanto poco sono quelli che ci stanno lì dentro, per una specie di rapporto conflittuale con le moltitudini e anche con le comunità di persone. Io vi chiedo un dato, cari amici della stampa, operatori della stampa. Arriverà una domanda che mi verrà fatta: ma le risorse per fare tutto quello che D'Alfonso vuole fare, dove si troveranno? E sul tema delle risorse, proprio in questa saletta, che non è stata scelta a caso, io ho fatto un dibattito una volta con uno dei più grandi presidenti di regione del mondo, che è stato Pasqual Maragall, presidente della Catalogna, dopo essere stato un apprezzatissimo sindaco di Barcellona. E lui spiegò ad un pubblico di addetti ai lavori, c'era anche Luciano Russi, rettore dell'Università di Teramo, che per fare buon governo ci sono tre livelli di risorse. La risorsa più tradizionale, quella finanziaria. Poi c'è la risorsa normativa, che viene posta in essere al pari della fiscalità e del finanziamento tradizionale dalla democrazia delle persone. La democrazia delle persone consente il potere della norma, la risorsa normativa e amministrativa. Noi utilizzeremo molto la risorsa normativa. E la terza risorsa è la risorsa delle idee. Il primo provvedimento che noi adotteremo in Abruzzo, concependo il governo della regione non come il governo di quel palazzo e di quella pubblica amministrazione, sarà una legge regionale obiettivo. 10 obiettivi approvati connessamente alla legge di stabilità. I 10 obiettivi avranno tempi, responsabili, modalità procedurali. E voglio dire qui a Pescara che il primo obiettivo della legge obiettivo sarà di aiutare l'Aquila a togliersi dalla sua invalidità. L'Aquila cratere, l'Aquila terremotata, l'Aquila addolorata, l'Aquila e i comuni del cratere. Non lasceremo mai più solo nessuno, sia esso imprenditore che vuole investire, sia essa città affaticata, sia essa persona che vuole studiare, spostarsi o curarsi. L'altro provvedimento che noi vogliamo stabilire è un provvedimento che fino in fondo consumi le opportunità di protagonismo istituzionale che coincidono col Presidente della Regione in sede di conferenza Stato-Regione. Vediamo che significa quello che sto dicendo. Alla conferenza Stato-Regioni parteciperà in maniera esclusiva l'eletto della democrazia. Non ci sarà delega a terzi e quarti della filiera lavorativa della Regione, poiché lì passa il patto contrattuale tra lo Stato e la Regione. Noi ci aspettiamo anche, al pari dell'Emilia-Romagna, che quando ci serve una norma dello Stato, quella norma dello Stato ci riguardi. Noi non abbiamo un'autority portuale in Abruzzo che leghi i quattro specchi d'acqua, perché mai un legislatore nazionale si è cimentato su questo fronte a favore dell'Abruzzo. Allora il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Molise, quello della Regione Marche e magari l'ottimo candidato futuro Presidente della Regione Puglia, ci metteremo insieme e chiederemo: laddove c'è da adeguare la norma, da adeguare per i porti esistenti, laddove c'è da pervenire ad una norma su un porto che va invece curato, su porti che vanno cuciti tra loro, noi avremo la norma dello Stato a favore dell'Abruzzo. Come si fa a fare questo? È il contrario del cappello in mano, è il contrario dell'atteggiamento di Fontamara, è il contrario del minimalismo che io ho visto in questi lunghissimi 64 mesi. Non mi sentirete mai intestarmi che è il risultato nostro il fatto che la Fiat fa un investimento. Mi sentirete in tutte le piazze rivendicare ogni risultato che è stato frutto di un'idea, di un progetto, di un finanziamento, di una procedura, di una realizzazione, della consegna di quell'opera in più frutto della nostra determinazione. Io vi rendo certo che finalmente in Abruzzo si insedierà il regionalismo. Noi abbiamo avuto tante espressioni di classi dirigenti, ma l'Abruzzo non ha conosciuto il regionalismo. Qui io riconosco in sala un galantuomo che è stato Presidente del Consiglio regionale, Gaetano Novello. Uno ci aveva provato a dare luogo ad una stagione regionalista in Abruzzo, Emilio Mattucci. E perché lo dico questo? Perché è laureato in filosofia? No,
perché lui concepì la prima legge di programmazione economica della regione Abruzzo, che è il superamento dell'idea, se c'è la volontà si può fare tutto. La programmazione economica esalta i punti di forza, cuce i punti di forza e stabilisce cosa si fa prima, perché, cosa si fa dopo, perché. Noi faremo in modo che anche in Abruzzo ci sia il regionalismo, che significa la piena contezza e il pieno utilizzo dei poteri di cui dispone la regione. Sono convinto che faremo a tempo, prima che tolgano i poteri del titolo quinto, per fare sì che l'Abruzzo abbia almeno 2 anni di adeguato protagonismo normativo ed istituzionale. Quello che mi aspetto è che ci sia una campagna elettorale molto combattiva, molto competitiva, una campagna elettorale che consenta ai cittadini di entrare nel merito, chi sa fare, chi può assumere impegni, chi può mantenerli, chi ha anche una tecnè realizzativa. Vedete, gli ultimi quinquenni sono stati quinquenni che hanno determinato l'individuazione per fatti abbastanza fortuiti, per circostanze quasi concepite da Crizia. Questa volta deve essere la democrazia del voto a stabilire chi deve farsi carico del futuro dell'Abruzzo. Mi auguro che anche grazie al camion regione, che ha la forma concava per accogliere dentro di sé, ma ha la potenza per realizzare, aumenti il numero di coloro i quali vanno a votare. Non va bene quella legittimazione così bassa. Noi siamo 1.320.000 abruzzesi, noi dobbiamo portare a votare una quantità crescente di persone. Il valore di queste primarie è un valore che serve a scuotere e far capire che ne vale la pena cimentarsi nel discorso pubblico e nella vicenda politica. Non ho un avversario, mi si dice. Spero che non sia compito mio trovarmi l'avversario, ma se lo dovessi trovare non mi accusate che mi sono fabbricato l'avversario. Io voglio un competitore. Per adesso prendo come competitore l'ammasso dei problemi che ha l'Abruzzo, che, consentitemi, conosco, ho studiato e del quale mi sono cimentato a trovare le vie di uscita da anni. Adesso mi vorrei sottoporre alle vostre domande, se la mia energia me lo consentirà. Giano, il microfono. Buongiorno, sono Sergio Di Sciascio, intervengo per un semplice motivo. Intanto tocchiamoci dove volete e come volete. Personalmente non ho dubbi che il 27 maggio Luciano D'Alfonso siederà sulla poltrona più alta della regione Abruzzo, però con 5 anni di ritardo, un ritardo che ci presenta un D'Alfonso migliore o peggiore del precedente. Oggi, se non ho sbagliato i conti, mancano 100 giorni alle elezioni. Bocca al lupo. Grazie. Fatemi qualche domanda contundente. Questo è contundente, eh? No, poi noi conoscevamo. No, rispondo tutto insieme. Luciano, prego. Io ho fatto una domanda. Come intendi approcciare il discorso della regione alla luce di quello che sta accadendo alle regioni che noi abbiamo sotto gli occhi? 18 regioni inquisiti per costi, per peculato. Intendi perseguire una politica di rigore e cercare di perseguire i tagli dei costi della politica, oppure i consiglieri regionali devono continuare a guadagnare 11.000 euro al mese? Io mi aspetto da te un taglio di questo tipo. Vorrei che mi dessi una risposta. C'è un documento che spero i miei amici che ho accanto mi aiuteranno a ritrovare, nel quale io scrissi qualche anno fa che la condizione giuridica dell'eletto regionale non deve superare quella dei sindaci delle città capoluogo di regione. Ma a parte questo, che non è un aspetto secondario, noi dobbiamo riprecisare gli strumenti normativi interni alla regione Abruzzo per fare in modo che non ci sia un distacco da odio e da antipatia tra gli eletti e gli elettori.
tutte le esagerazioni, le gonfiezze che hanno caratterizzato la condizione degli eletti di questi anni, sono convinto che saranno oggetto di un'attenta politica di riforme prima ancora che se ne occupi Renzi, Palazzo Chigi e il Parlamento. Però l'appello, l'impegno, la sfida che io voglio raccogliere e della quale consentitemi il diritto di avere merito se rispetterò la parola data è la realizzatività. La realizzatività. Insomma, la regione che verrà messa all'opera sarà una regione percepita come necessaria, non sarà un elemento di ornamento che si fa riconoscere perché il presidente arriva per primo allo stadio o al teatro in prima fila. Sarà una regione provvedimentale, e non dico provvidenziale, ma provvedimentale. Una regione che ha un'idea del potere come la più importante risorsa generata dalla democrazia. Non è mia competenza, non lo sentirete mai più, perché c'è quella straordinaria infrastruttura che riguarda l'eletto della regione, che è il suo protagonismo istituzionale, per cui anche la difficoltà di fornitura dell'energia elettrica all'imprenditore dei Dominicis di Cefagatti, che ha scarti di qualità di erogazione dell'energia elettrica per la bassa qualità della fornitura, non è vero che questo problema è solo un affanno di De Dominicis che fa le porte a scomparsa. È un problema anche di chi governa la regione, che può parlare alla pari col direttore generale dell'Enel e chiedere cabine ad hoc di potenziamento della fornitura, arrivando per esempio a concepire un piano regolatore delle forniture di energia. O vi voglio parlare del sale che manca lungo le autostrade a volte, o di questa competizione sui pedaggi, una trattativa alla pari, competitiva, documentata, che esalti i punti di forza. Il piano dei trasporti non sarà il malloppo di carte che fa il sorriso di chi lo redige e nessuno lo legge, sarà la regola che fa in modo che i trasporti producano comodità e velocità. È su questo che io vi chiedo, giudicateci, consentiteci la declaratoria di tutto quello che noi vogliamo fare, sapendo che sappiamo molto di quello che manca, e quello che ci resta rispetto al tutto ce lo dirà la cittadinanza. Non ho fastidio ad ascoltare, non ho fastidio a farmi suggerire, non ho fastidio neanche a correggere ciò che non funziona. C'è un pezzo di lavoro che noi riprenderemo in mano e lo declineremo al futuro. Quegli atti di buona volontà, di rieducazione contabilistica, li porteremo avanti, ma non accadrà mai più che accanto al bilancio per il futuro, come dotazione economica e finanziaria della regione, non si approvi il consuntivo dell'anno precedente. Queste sono regole di buona condotta, non dei commercialisti, ma dei ragionieri o anche dei periti elettrici prestati a fare i ragionieri. Questa regola di igiene quasi comportamentale, la certezza della consistenza finanziaria. Annuncio adesso, così non si coglierà la malizia. Sul piano degli atti interni, il primo atto che faremo sarà la misurazione della consistenza finanziaria della Regione Abruzzo, chiamando i quattro presidenti dei commercialisti, degli ordini dei commercialisti, non so chi sono, conosco bene quello di Pescara, spero che cambieranno anche loro in una competizione elettiva, in maniera tale che non mi si dica che già li conosco oggi. I quattro dovranno giudicare la consistenza finanziaria e poi chiederemo alla Ragioneria Generale dello Stato di scattare una fotografia, e quello è il dies a quo dal quale rispondo io. Non lo so. Ma non è che noi organizzeremo il di dentro della struttura e poi ci disinteresseremo delle performance della struttura. Sapere come sta una persona sul piano della salute deve essere facile. E la sanità va riorganizzata sulla base dei dati. Se io mi opero alla spalla, l'operazione alla spalla produce dei dati di tempi impiegati, di performance di quella prestazione, di costo, di difficoltà incontrate. Quei dati devono stabilire come si riorganizza in progress l'offerta di salute. E quando si fa un intervento da acuzie, il sistema sanitario regionale deve telefonare a casa a 30 giorni, a 60 giorni, come stai, come è andata, che cos'è che funziona e cosa non funziona. È possibile immaginare che Regione Abruzzo telefoni a casa e lo prenda in braccio il cittadino, l'imprenditore? Io dico di sì, io dico di sì. E perché dico di sì?
perché in Abruzzo i medici sono bravissimi, il personale di supporto è di qualità, la tecnologia c'è, e vi dico che c'è perché costa troppo. La tecnologia c'è e costa tantissimo. Quello che manca è la regola organizzativa, e la regola organizzativa viene fuori dall'autonomia della valutazione e dall'autonomia della decisione. Noi dobbiamo deospedalizzare la sanità in Abruzzo, allungare la filiera territoriale e fare in modo che ci siano dati che consentano le politiche, non le cene. Uno non diventa primario perché accetta l'invito a cena o azzecca la persona giusta con la quale cenare. Uno diventa primario perché è stimato anche dal collegio dei sanitari, ed esalteremo il collegio dei sanitari come luogo collegiale per far emergere una leadership professionale. Questo si può pensare, si può realizzare, la condizione che si sappia come fare e cosa fare. Io quello che vi metto in campo, anni e anni di studio su questa materia, anni e anni di approfondimento. Io quando vado in giro tocco con mano il rispetto per la serietà con la quale io affronto anche la complessità della vicenda politica. Tutti mi hanno sentito discutere con ogni livello di competenza sui temi che riguardano la vita collettiva. È per questo che mi permetto di dire: aiutatemi ad aiutare questa regione. 5 anni davvero, e 5 anni sono tanti. Avrei voluto essere il presidente della giunta regionale nel 2009, dopo il terremoto dell'Aquila, perché sarebbero stati 2 anni, 2009 e 2010, formidabili, perché noi potevamo chiedere in quei 2 anni anche la flessibilità all'Europa, al Moloch dell'Europa a favore dell'Abruzzo, come l'ha saputo chiedere Marche e Umbria, come l'ha saputo chiedere l'Emilia Romagna. Noi non siamo stati nella condizione di concepire tutto il da farsi cogliendo la catastrofe dolorifica, demolitiva del terremoto. Perché è successo questo? Non perché c'era qualcuno che non lo voleva fare, perché non ci ha pensato, non ci si è pensato. E quando accade che uno non ci ha pensato e non ci si è pensato? Quando si sopravviene per casualità. Io non credo che ci siano dei malefici in giro. Io credo che ci siano delle improvvisazioni, e guardate, non deve essere una competizione né della melodia dell'italiano né della dimensione estetica. L'estetica serve nella scelta dei condomini del proprio condominio. Deve essere una competizione su chi ha di più la visione chiara e su chi di più fa più velocemente quello che serve all'Abruzzo. La partita della dotazione normativa per fare fronte al terremoto è stata completamente sbagliata, nel senso che c'è stata una partita di dotazione normativa, parlo, che ha consentito soltanto di mettere all'ordine del giorno il rifacimento delle mura. Andate a vedere che cosa è diventato il rettangolo strategico Umbria-Marche dopo il terremoto. Hanno assunto le ali, hanno pensato alla rinascita dell'economia, hanno fatto in modo che non scomparisse la vita. Su questo io rendo certo all'Aquila, alla provincia, che la Regione Abruzzo ci si metterà con la potenza del suo ruolo, e avremo anche la possibilità di rimediare al tempo che è scaduto, perché quei 2 anni magici non ci sono più, erano gli anni nei quali, se avessimo chiesto, l'ira di Dio ce l'avrebbero dato. Posso fare una domanda? Prego. Io sono sindaco di un comune d'entroterra, volevo chiedere che per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, i sindaci vengono lasciati soli. Ci sono una rea di carte, però alla fine non ci sono mai produzione di idee che possono risolvere questo problema. Io vengo da un comune d'entroterra dove questo è uno dei problemi più sentiti. C'è un problema della sicurezza del sottosuolo in Abruzzo, c'è un problema della sicurezza degli edifici di utenza collettiva. La stampa è molto presa dalle emergenze quotidiane, giustamente. Voglio ricordare alla stampa un documento che venne fatto da tale ingegner Cazzaniga nel 93, era delegato da Carlo Azeglio Ciampi, e con questo documento lui fotografò tutte le debolezze dell'edilizia pubblica destinata all'utenza collettiva. Poi c'è stato nella stessa stagione un documento dell'APAT nazionale che ha rilevato 6 zone a rischio idrogeologico in Abruzzo. Sono delle bombe esplosive, e guardate che se ci si occupa in anticipo del dissesto idrogeologico si consuma 3, se ci si occupa di questo con ritardo
dopo che il fatto accade si consuma 33. Noi abbiamo bisogno di un piano regolatore del sottosuolo abruzzese che stimi di cosa si tratta quello che c'è. E abbiamo anche le competenze professionali in Abruzzo. Abbiamo 3 università con giacenze di bravura che non devono inventare l'inutile per esistere in vita, devono produrre il necessario per esistere in vita, e la regione deve concordare con loro cosa fare sulla ricerca e sull'innovazione. Le università saranno sussidiarie sul piano della decisione amministrativa, cioè noi faremo insieme, in una formidabile collaborazione da cantiere, università e regione. Il dissesto idrogeologico non si risolve con i fiorellini che vengono finanziati una volta l'anno a botte di alcuni borsellini che vengono donati ai sindaci. Fanno opere che piuttosto appesantiscono il sottosuolo anziché fronteggiarlo e risanarlo. È chiaro che c'è bisogno anche qui di una visione, di una programmazione. Gaetano Novello, Emilio Mattucci, quel formidabile presidente purtroppo di breve durata che è stato De Cecco, ci insegnerebbero che la regione è nata prima di tutto per programmare, poi si è aggiunta l'attività provvedimentale e realizzativa, e oggi è necessaria questa attività per la complessità che è intervenuta. Una domanda, Daniele Lanetta, Antenna 10. Una volta vinte le elezioni, se le dovesse vincere, con quale criterio sceglierà la sua squadra di governo e soprattutto come intende ripartire anche le deleghe, perché su questo ci sono dei problemi. Grazie. Rendo certo che non sceglierò nessun assessore solo per il fatto che suo padre conosce mio padre. Rendo certo che non sceglierò nessun assessore perché ha una dimensione estetica fascinosa. Rendo certo che non sceglierò nessun assessore solo perché magari ha la ripetitività degli inviti a cena. Gli assessori, che sono per me ministri regionali, devono essere capaci di suggerimento, governo della complessità, attività di approfondimento, elaborazione, innovazione, realizzazione, e non devono avere in odio i cittadini. In Abruzzo abbiamo avuto anche una genia di assessori che erano longilinei e imprendibili, poiché venivano percepiti come non collegabili alla cittadinanza, prestatori d'opera presumibilmente perfetti, mai verificati dalla cittadinanza. Io ho in mente per esempio qualche persona, però ve lo dirò la prossima volta perché ci incontreremo spesso. Ci saranno persone che dovranno garantire luoghi, territori speciali, attrattivi, magnetici di questa regione. Ho una grande considerazione dell'esperienza. Guardate, non mi sentirete mai valorizzare qualcuno per la sua estraneità, perché la società italiana ed europea sta diventando complicata, perché sembra quasi che l'estraneità diventi un valore. L'esperienza è un dato di potenza. E visto che vedo dei cenni di consenso, noi presteremo attenzione ai giovani che devono trovare la possibilità di realizzare il loro diritto di vita, ma anche l'anziano che ha già finito di lavorare. Penso ad un gigante di un ufficio pubblico abruzzese, Francesco Colaci, che sa tutto più di tutti sulle politiche del lavoro. Se quello adesso è arrivato all'età della pensione, ma sa ancora fare tantissimo, come si fa ad immaginare che costui venga reso inutilizzabile? Allora, è possibile immaginare anche una utilizzazione della saggezza, che è quella che viene appena dopo la prestazione operativa determinata di colui il quale è nella forza della prestazione del lavoro. Il tutor in un'azienda, per farlo non essere costoso, potrebbe essere il migliore di quell'azienda che è andato in pensione per accogliere stage e tirocini. Amici che siete qui, per governare occorre anche la fantasia. Per governare occorre la conoscenza delle questioni, occorre la motivazione, perché se c'è la motivazione, quando la decisione si fa difficile, tu resisti e la porti a termine perché hai la motivazione, e la motivazione deriva dalla conoscenza che tu hai del dramma che vive in quel momento la regione. Io non mi sarei spaventato se a Palazzo Chigi ci fosse stato uno del mio stesso partito e avesse provato a togliermi la parola, perché non è vero che il rapporto tra chi sta qui e chi sta a Palazzo Chigi solo perché è dello stesso colore debba produrre il minimalismo abruzzese o il rimpicciolimento. Io sono competitivo a favore dei miei problemi nei confronti delle risorse che stanno a Palazzo Chigi e devo battermi fino al convincimento, a convincere lui, che deve portare rispetto nei confronti di una sua impostazione di governo. Ma Barcellona con Madrid,
o la Baviera con lo Stato membro, con lo Stato centrale, che tipo di rapporto manda in onda? Un rapporto combattivo, un rapporto che punta all'incasso per il proprio territorio tutto quello che serve, che è quello che ha fatto Errani per il terremoto dell'Emilia, che è quello che ha fatto Mario Baldassarri a favore delle Marche assieme a Vito D'Ambrosio e a Gianmario Spacca, che è quello che ha fatto quella formidabile stagione di presidenti dell'Umbria. Andate a vedere cosa è diventata l'Umbria, sembra un presepe. Era un terreno, sembrava concepito sull'indice di Crizia, adesso è un presepe che funziona perfettamente. E lì c'è proprio il portato dell'incrocio tra la decisività dell'istituzione, i drammi di una realtà territoriale che era tutta martoriata anche dalle difficoltà geomorfologiche. E lì sono riusciti a fare la scorrevolezza della velocità, la comodità. Perché lì ci si è riusciti? Perché lì hanno già vigenti i contratti di fiume? Il contratto di fiume è un contratto che prende come un antibiotico di corpo e come bersaglio la scarsa qualità ambientale di un corso d'acqua, coinvolge privati che devono ripristinare anche lì la vitalità economica e fa in modo che lungo il fiume ritorni la giacenza dell'identità. E perché questo non si può fare sulla Terno-Pescara? Perché non si può fare per esempio al fiume Vomano, al Tordino, al fiume Sangro? Il fiume Sangro è il fiume che ha dato di più i natali alle case editrici abruzzesi, che ha generato tanto pensiero risorgimentale nel Settecento e nell'Ottocento, La casa editrice Carabba è nata perché c'era l'acqua e l'acqua consentiva la stampa della carta, e la stampa della carta ha consentito l'edizione di un foglio importante che era il Nazionale, dove ci scriveva Silvio Spaventa. E noi sui fiumi abbiamo questa estraneità, questo disinteresse, che io dico odio, perché è un disinteresse che dura tanti decenni, è l'odio. Allora, sono Buddha del tempo. Allora, nelle ultime settimane in Abruzzo sono successe comunque molte cose importanti, intera giunta, qui nel centro, di vicende giudiziarie. Esponenti del centrodestra hanno anche fatto allusione, insomma, ad alcune, soprattutto nelle prime battute, ad alcune vicende, insomma, la presenza dei vari PM al comitato. Ma vi faccio la domanda la più implacabile. Abbiamo avuto la questione Trifuoggi, no, sono tutti nodi, tutte vicende che comunque andranno, assumeranno un peso di rilievo in quella che sarà la partita elettorale. Ora, il PD, insomma, che lei fino ad ora avete adottato un profilo piuttosto basso, però credo che insomma, il principale candidato del centro-sinistra alle regionali, insomma, debba comunque in qualche modo esprimersi, compiere una riflessione su questa, su questi nodi che decisamente, insomma, assumeranno un rilievo di primo piano. Ma non mi sentirete mai dire qualcosa sulla qualità degli alberghi? E tra l'altro sono capace, ma non perché oggi è San Cirillo e San Metodio, di esprimere davvero solidarietà nei confronti di chi sta vivendo quel pezzo di dolore che io ho vissuto in maniera più coinvolgente. Do anche un consiglio di dedicarsi a studiare le carte, di evitare l'incrocio politica-giustizia, non serve, non fa bene, non aiuta, annichilisce ulteriormente la credibilità resasi sottile di un pezzo di classe dirigente in scadenza. Io penso che chi è classe dirigente possa capitare di essere sottoposti a rilettura. Io conosco un sindaco di questa regione che per tenersi alla larga delle attività di rilettura ha scelto di non fare niente. Io invece confermo la linea: siccome non ce l'ha ordinato il medico di fare i candidati e gli eletti, quando sopravviene il consenso collettivo maggioritario e arriva il potere pubblico, il potere va utilizzato. Ed è chiaro che l'utilizzo del potere determina poi il giudizio, la rilettura, l'attacco anche quello strumentale. Uno deve essere composto e sottoporsi a giudizio. Io sono molto amico di un grande servitore dello Stato italiano che si chiama Luigi Savina, che non è un questore per caso, è questore di Milano. Adesso che è morto il prefetto Manganelli, posso anche dire che una confidenza, quella sì, mi disse che presto ci sarebbe stato uno della periferia dell'Italia che sarebbe diventato un personaggio nel concepimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in Italia. Savina mi ha fatto i complimenti per il come io ho gestito anche i momenti di dolore della mia vita e mi ha detto: noi dovremmo riflettere sulla tua esperienza e fare in modo che dalla tua esperienza nasca insegnamento per i tanti altri
perché nessuno può escludere che dall'utilizzo del potere nasca un'esigenza di accertamento della correttezza. Io ho avuto il giudizio dei professori a scuola e all'università, che mi è piaciuto molto. Ho avuto il giudizio della cittadinanza in sede di democrazia elettiva, che mi ha dato sempre ragione. Ho avuto il giudizio della giustizia degli uomini. Ho avuto naturalmente anche il giudizio del mio partito, al quale non ho mai chiesto un foglio di carta di solidarietà politica, perché non serve a niente. Quando c'è un problema di accertamento della giustizia, la solidarietà assomiglia al grattare le ascelle delle lucertole. Se ci sono norme che non funzionano, vanno cambiate, altrimenti ciascuno deve provvedere al chiarimento della sua questione individuale, che il diritto penale, da che mondo il mondo, concepisce la responsabilità individuale. Io la contestazione che faccio alla classe dirigente in scadenza, che almeno negli ultimi 12 mesi avrebbero potuto concludere evitando l'allungamento della legislatura. Uno allunga qualcosa perché c'è una ragione. Qual è stato il senso del mantenimento in vita di una coalizione che oggettivamente aveva perso la spinta propulsiva? Per il resto mi auguro che insieme possiamo inaugurare una stagione di riforme all'interno anche di quei meccanismi di agibilità amministrativa ed organizzativa degli eletti. La storia di gruppi, la storia degli spostamenti per mandati istituzionali. In Italia noi abbiamo avuto un premier che ha firmato un contratto con gli italiani e nel quale ha detto delle cose. Io rendo certo, in termini contrattuali, che tutta la mia concentrazione sarà sulle cose da fare. Mai un'ora dedicata a sanare contrasti politici che non avremo. San Benedetto da Norcia diceva che gli atti impuri nascono dall'assenza dell'impegno. Saranno tutti a tal punto impegnati che non sarà possibile organizzare il litigio. Non ci saranno prestazioni di tempo su altre frontiere che non siano quelle dello studio, della elaborazione, della proposta, del provvedimento e della decisione. Capite che mi devo fermare qui, ma mi avete capito dove voglio andare a parare. Il patto che noi vogliamo stabilire è: noi vi diamo tutto quello che voi ci date, cari cittadini, con l'aggiunta di una ingegneria realizzativa che è il frutto della tecnica della politica. Mi ha detto un ragazzo, mi sono fermato oggi in alcuni posti per me magnetici della città, ho incontrato un ragazzo che mi ha detto: ma io che posso fare per fare uno stage in un'azienda? Visto che ho finito di studiare, ho 110 lode, come posso saggiare l'ingresso graduato al mondo del lavoro? Io gli ho detto, come mi ha raccomandato il prefetto Manganelli: intanto ti do dei consigli e poi ti assicuro che metteremo in campo delle norme che facilitino i ragazzi che vogliono entrare nel circuito di ingresso graduato nel mondo del lavoro. Colgo l'occasione per rivelarvi una delle iniziative dei 10 obiettivi della legge obiettivo. Stage e tirocini possono essere facilitati per tutti, e non solo per i figli dei notai, per i figli dei farmacisti ricchissimi, per i quali io provo stima, ma anche per i figli dei contadini dalle guance rosse che si dedicano all'agricoltura, se noi saremo capaci di organizzare non il finanziamento dello stage, ma la premialità a favore di quell'impresa che accoglie dentro di sé lo stage e il tirocinio, e cioè la Pater, la De Cecco, la Walter Tosto, la Di Vincenzo, la De Dominicis, il cementificio, quello che deve rimanere alle condizioni che accetteremo tutti, non quello di Pescara che deve chiudere, quello che deve rimanere lo stabiliremo tutti insieme, il più compatibile. Queste aziende dovranno sapere che potranno partecipare ai bandi regionalisti per avere provvidenze, procedure e facilitazioni, alla condizione che esibiranno come regola di ingaggio che hanno accolto dentro di sé stage e tirocini. La premialità in Europa è la bandiera vera blu. L'Europa non è un seno che distribuisce denari,
è un giacimento che produce esperienze, confronti di esperienze, superamenti di esperienze precedenti. La premialità è questo, è chiaro che questo è complesso. Questo non lo si può fare tra una stanza ed un'altra di un luogo di riposo. Questo lo si fa con la concentrazione, con la dedizione esclusiva, chiamando il manager a dire come lo faresti tu, che ti serve. Noi potremmo mettere in campo 50.000 tra stage e tirocini, quasi a costo zero, se noi organizziamo la premialità e l'incentivazione normativa a favore delle imprese che ospitano presso di sé. Ma secondo voi la Fater direbbe sì o no? O la Amadori? O i grandi colossi che pure operano qui, o quel formidabile distretto donatoci dalla storia, che è il distretto del Sangro, o la Fiat, facendo un patto dove noi li lasciamo soli, non li lasciamo soli, e chiediamo loro, accettate voi questa regola, che ci guadagna l'imprenditore? Ve lo dico subito. Ma anche l'imprenditore ha bisogno di trovare un modo migliore per selezionare la risorsa umana, che non siano i 13 minuti di colloquio conoscitivo. Se io ho 180 giorni, un ragazzo davanti a me, in un'attività né lavorativa, ma neanche solo teorica, ma un'attività quasi che conferisce la solidità della prestazione, io ho modo di sapere che quello vale. Ho modo di stimarlo, di studiarlo, di giudicarlo, di rilevarlo. Ecco, su questa frontiera voi vedrete una regione che si farà notare in Italia. Notare. Chiameremo a raccolta tutti quelli che abruzzesi contano nel mondo. C'è un dirigente generale del Ministero del Tesoro che è dell'Aquila, è consigliere delle Poste, è consigliere della Cassa Depositi e Prestiti, è dirigente generale del Tesoro. Ma ce n'è uno anche bravissimo all'Aquila, non vi dico il nome, se volete ve lo dico, Rivera all'Aquila. C'è un altro idem con la stessa densità lavorativa di Atri che lavora al Tesoro, sta allo snodo dei contratti della pubblica amministrazione. Queste personalità, queste competenze, secondo me devono diventare alleati, eletti anche loro. Cioè io non immagino qualcuno che si candida e entra nel campo dei problemi ed altri che stanno fuori. Noi dobbiamo organizzare una comunità tutta operante. C'è un consigliere dell'Enel che è di Guardia Grele, che è Tara Borrelli, ma come si fa a non dialogare con lui? C'è un tale che è amministratore di un fondo per le infrastrutture, che è del Molise, ma come si fa a non dialogare con lui? A fornire anche a lui una convocazione strategica dei problemi che abbiamo. O le bravure nel mondo sanitario, c'è anche un accademico dei Lincei, ma non per fare le feste di compleanno, per fare in modo che facciamo agende, non perdendo tempo, perché guardate, quando arrivano i risultati tutti poi ci si vogliono trovare ad essere protagonisti, perché guardate, concludo, questa avventura della vita sulla terra è un'avventura che esprime significato, alla condizione che il significato che esprime valga anche per gli altri. Quando uno fa cose che hanno valore anche per gli altri, la vita ha avuto un senso. Altrimenti arriva l'impazzimento che abbiamo visto anche in Abruzzo in queste settimane. Queste sono forme di impazzimento individualista. Buona giornata a tutti. Chiedo scusa per la ruggine del camion, è un camion di un artigiano, ho prestato attenzione affinché non fosse gigantesco il camion. Aspetta un po' che fa la forma.